Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Carfishing. Oggi siamo euforici. Winter session. Winter session, ma attenzione, attenzione, vi stupiremo. Notte secca. Notte secca che è... L'inverno, che per noi è la prima volta. Quindi probabilmente a noi presenterà, speriamo di no, ma magari qualche difficoltà, perché non abbiamo mai fatto una notte d'inverno. Quindi ci siamo un attimo attrezzati, dopo vedrete come. Un po' in fretta e furia, sotto anche qualche consiglio, però dovremo cavarcela. Quindi diciamo sarà. Che vi ha fatto della serie di considerazioni, certo. Perché ovviamente, essendo tra virgolette inesperti, nel senso che. In questo campo della notturna in inverno siamo ancora inesperti, perché è la prima volta. Oltretutto, noi per semplificarci la vita abbiamo detto facciamola col gommone. Esatto, quindi... esatto. Ragazzi... Però, attenzione, questo video non importa se uscirà pesce o no, abbiamo deciso di volerlo fare lo stesso, anche se sarà una bianca pazzesca, un cappottone. Perché? Perché vogliamo non consigliare, perché se siamo un po' acerbi in questo momento non direi la parola consigliare, ma per chi si avvicina magari a fare delle notturne d'inverno, cercare di tenere in considerazione alcuni piccoli fattori. E per chi prova a usare il gommone la notte, cercare di tenerne altri. Diciamo che vi passiamo le considerazioni che abbiamo fatto noi. Esatto, esatto, esatto. Quindi se vedete il video saremo vivi, perché abbiamo postato il video, altrimenti andrà male. Il pesce, se c'è, lo vedrete più avanti. Ora non sappiamo come andrà la sessione, ma ripeto, come diceva Max, per noi questa è già una vittoria. Sì, perché sì, per sì, noi, come ben sapete, per il pochissimo tempo che abbiamo, riuscire a cominciare a fare questo tipo di sessioni, sì, queste notte secche, esatto, vuol dire già tanto, vuol dire esatto. Più ore di pesca, affronteremo quella che è la notte che di solito nel catfishing si dice che porti soddisfazioni, quindi ripeto, per noi già questo è tantissimo. Quindi ragazzi, adesso il video inizia, vi faremo vedere tutto quello che faremo, e perdonateci se saremo un po' gasati, ma sì, sì, e perdonateci e soprattutto consigliateci durante tutto il video, quindi vedetevelo tutto, perché essendo alla prima volta sessione, esatto, invernale di notte, possiamo sbagliare qualcosa anche noi, quindi non vi sentite timidi. Se qualcuno che è più esperto vuole consigliarci, farci notare degli errori che abbiamo fatto, lo scriva tranquillamente, perché noi capteremo quelle informazioni e le metteremo in pratica dalla prossima anche sessione. Anche perché vedrete poi a livello di tende come ci siamo organizzati, esatto, nella parte diciamo cibo, dormire, quindi sì, sì. Dai ragazzi, il video inizia, dai! Esce il pesce. Allora, dovremmo esserci. Bene, adesso stiamo trovando lo spot dove andremo a calare le canne. Sappiamo che a Bagaggiolo, per come abbiamo sempre potuto vedere, che c'è una linea di sporco. Grosso modo questa linea è sui 100 metri dalla sponda. Adesso noi, con l'aiuto della telecamerina, andiamo a vedere un attimo sotto com'è il fondale. Telecamerina, schermino. Perfetto, ecco Max con la luce che sta riprendendo. Quindi andremo un attimo a capire sotto cosa c'è, se effettivamente c'è sporco, se ci sono alghe, perché comunque Bagaggiolo nel periodo frega qui si riempie di alghe, come avrete visto nel video del plumbing. Mamma mia. Quindi probabilmente, secondo noi, la cava ha sempre la presenza di erbe sotto. Quindi adesso andremo a verificare questa cosa con la telecamera. Ragazzi, andiamo. Adesso vediamo un po' com'è la situazione. Ok, appena vedi qualcosa, Cri, fai pure partire la registrazione, che se si vede bene la mettiamo a video. E facciamo vedere a tutti com'è Bagaggiolo. È un cadavere quello? Ah no. Ah, ecco, infatti. Eccoci qua. Infatti, ragazzi, come pensavamo, come state vedendo dalle immagini, ci sono delle erbe leggere. Sì, non è un manto proprio, però ci sono, insomma. Sì, ma sono morbide, non sono... No, sono morbide, sì, ok, la ma... a mangiare. Ecco, ragazzi. Lì c'era un bello spot pulito.
Vedete? Ma com'è? È molliccio? Si alza sì. tanto? Allora, no, non è neanche troppo. Sembra molliccio il fondale. Insomma. E ci sono queste erbe così. Però secondo me è abbastanza visibile dal pesce l'esca. Beh, la carpa va a grufolare, non gliene frega niente delle erbe. Adesso vi faccio un esempio, ragazzi, se riesco. Vi faccio vedere una cosa, se riesco ad andare in mezzo a uno spot. Eccolo qui. Eccolo, un attimo. Beh, okay, non è facile. Ce n'è di spazio lì per due o tre palline vicino. Ecco, vedi? Per esempio, secondo me, un'esca lì la carpa la vede. Ma sì, alla grande, Cri. Non è un fitto come a maggio-giugno. Cioè, si può pescare, però sì. Fortunatamente non vediamo tronchi, quindi alberi sommersi. Qui forse è un po' più pulito, vedi? Beh, allora. Adesso proviamo a spostarci, tira su tutto Cri, e proviamo a spostarci un po' più indietro ancora e vediamo. Allora, adesso stiamo tornando indietro, ragazzi. Ci avviciniamo di più verso il nostro spot, perché vogliamo vedere se più vicino alla nostra sponda bello c'è meno sporco. Ho inquadrato un attimo il monitor, Cri, perché sicuramente si chiederanno tanti dove l'abbiamo preso. Ok, in giro. Allora, adesso saremo presso a poco 30 metri. No, anche meno forse. Dici? Sì, saremo anche meno. Allora, come vedete ragazzi, una piccola annotazione, ma che penso sappiate tutti. Si esce di notte col gommone, noi arriva vi ha lasciato un faro, perché dobbiamo sempre capire come tornare a casa. Quindi importante per chi è alle prime armi col gommone di notte, lasciare un punto fermo, perché sì, le torce illuminano, ma se siete fuori di 50-70 metri, sapere dove è casa non è male. E adesso ricalo. E adesso Cri ricala. Vedete ragazzi? Allora, attivo la registrazione. Vedete anche qui c'è presenza delle stesse erbe che ci sono di là. Quindi nella linea dove siamo noi, erbe così ce ne sono sempre. Io penso che sia però fattibile ricalare qua sopra. È fattibile, secondo me non è, vedi? Ci sono degli spot liberi. Sì, bisogna trovare lo spot libero e calarci proprio sopra con la canna. Direi dai che allora possiamo. A questo punto adesso voglio andiamo nella sponda opposta e andiamo a vedere, Max, com'è la parte di là, perché di là teoricamente si cattura, no? Allora, adesso ragazzi ci stiamo allontanando, stiamo andando verso la sponda opposta. Sì, Cri, scusa, di che abbiamo comprato la batteria nuova, perché sembra di essere su un terra un caccia bombardiere. Sì. Quanto andiamo veloce, oh! Abbiamo preso una AGM, ragazzi. Batteria a scarica lenta. È velocissimo sto gommone adesso, porca miseria. Guarda che non andiamo a sbattere, eh? No. Ok. Max, adesso puoi girarti e inquadrare dall'altra parte. Ti giri tu, che dici? Mi giro io? Sì, gira col gommone così evito di cadere in acqua, Cri, grazie. E allora mi giro io. Adesso ci sono, eccomi. Ok, siamo arrivati. Punta anche tu la torcia se riesci. Così facciamo vedere la riva opposta e i suoi abitanti. Ok. Perfetto. Allora, in teoria qua, appena Cri ci stabilizza un attimo. Qui, in teoria. Cri, ma così non sono più... Un attimo, Max. Ah, ok. Vabbè, allora inquadro te intanto, perché... Allora, vediamo se Cri ci porta... Ok, allora, non so se qualcuno se lo ricorda, ma nel video che abbiamo fatto quest'estate, ragazzi, questo era l'albero dove calavo sotto. Adesso voglio vedere proprio se qua sotto è pulito, quindi andiamo con lo schermino a vedere se qua sotto c'è pulito o vita. Attivo la registrazione, Max, perché ti devo deludere. No, anche qua ci sono alghe? Sì. E ora questa cava è solo piena d'alghe. E qua però dovremmo vedere qualche pesce, Cri, perché
Comunque qua Luca 20 metri più là aveva preso, quindi anche noi abbiamo preso due pesci da questa parte. Dovrebbe esserci vita Cri, no? Tanto va giù la temperatura, ragazzi, perché guardate, ci siamo spostati. Cri, hai notato una cosa? Sì. Ci siamo spostati nella parte in fondo del lago, guarda. Sì, fa un po' più... fa più freddo da questa parte, quindi l'acqua qua sarà più fredda, secondo me. Magari non vuol dire niente, però... tanto sporco, Cri. Allora, adesso io direi che possiamo anche... andare a mettere le nostre, i nostri segnalini, perché... a questo punto prendiamo delle distanze per avere dei riferimenti la notte, in modo da pasturare. Guarda, anche sempre precisi. Voglio solo togliermi una curiosità. Vai. Dove stiamo andando, Cri? Dove stiamo andando? Allora, vediamo sotto gli alberi cosa c'è. Ci sarà qualche carpa, ragazzi, sotto gli alberi? No. Butta la telecamera. Non è in quanto alle carpe. Eh no, invece siamo qua per quello. Anche per lo quello. Sporco, vedi? Guardami cosa c'è. Qua ci sono di... mamma armi. Mia, qua tronchi e tutto. Aspetta. Così non stai registrando, eh? L'hai stoppata adesso la registrazione. Ok, allora. Mamma, qui è veramente rischioso, se non hai il gommone, calare anche... con un ipotetico barchino. Mi ero quasi incastrato con la videocamera. Vedi qui... lo sporco è più qui. Qua ci sono proprio rami, Cri, eh. Eh sì, guarda. Sono tutte le rame che sono cadute. Allora, noi adesso in questo momento siamo dritti sul nostro spot. Quindi esatto. Adesso stiamo valutando, ragazzi, se calare qui, dove... abbiamo calato anche le altre volte. Io intanto sto facendo vedere o tutta se, la sponda, Cri, o se calare, visto che questa sera io direi, Cri, che visto che è la nostra prima notte, di restare un attimino un po' più verso riva, perché tanto alla fine... No, Max, voglio solo capire alcune cose. Almeno ci ambientiamo anche noi, perché è la prima nostra volta col gommone di notte da soli, perché l'altra volta c'era Luca comunque che poteva darci anche una mano, ma oggi siamo proprio da soli. Allora, adesso siamo praticamente vicini proprio alla sponda, vedi? E qui è pulito. Proprio a ridosso della sponda è pulito. Sì, guardate come va anche a strapiombo, perché lì si vede la riva, ma poi va a strapiombo pesante. Quanti metri saranno? Un metro e mezzo almeno. Sì, è pulito, ragazzi. Cri, io sto andando contro l'albero, volevo solo darti sta news. Fai una piccola retro. Secondo me questo è uno spot. Tu dici, Cri? Guarda, Max. Guarda la riva come scende. Hai ragione, Cri. Guarda la riva come scende. Guarda, ragazzi, guardate la parte video, qui è tutto liscio. Eh sì, perché guarda come è scoscesa la riva. Questo potrebbe essere uno spot, Cri, sai, hai ragione. Per me una canna va calata qua. Allora, ragazzi, abbiamo individuato lo spot, quindi adesso cerchiamo di capire bene dove piazzare la nostra Starlight. Non sì, so se vi ricordate. Stare attenti, perché vedi? Sì, beh, ma noi non dobbiamo arrivare qua col gommone, Cri, quindi... No, però devo mettere la Starlight. Ah, appoggiala lì, guarda, su questo ramo qua. Qua davanti, Cri. Lì davanti a te, dritto. No, questo è troppo fino, Max. Ah, appoggiala su in fondo, dai, senza andare troppo indietro. Okay. Ok, ragazzi, abbiamo individuato un bello spot, quindi non so se vi ricordate, ma... per individuare gli spot, cosa facciamo noi? Mettiamo delle belle Starlight, in modo che non abbiamo magari tanti segnalini in acqua, perché comunque non ci basterebbero, e quindi Cri mi va a piazzare la nostra Starlight. Basta, Cri, dovrebbe reggere tranquillo, se no andiamo a sbattere. Basta, e noi adesso sappiamo ogni volta dove venire a calare. Vi faccio vedere, eccola là. Domani mattina, ovviamente, le verremo a togliere. Ma noi, anche a distanza, sappiamo poi... dove siamo andati a calare perfettamente.
Quindi questo è uno spot green. Allora ragazzi, stiamo tornando a riva, è buio, ma la vedete là in fondo la Starlight? Si vede anche quasi da riva. Quindi noi di notte, se dovesse partire la canna di quello spot, ci dirigiamo tranquillamente col gommone verso là senza dover anche utilizzare le torce. Fantastico. Allora ragazzi, io, volete sapere con quante esche sono venuto via? Esche a livello di innesco? Queste e le nostre boilies pop-up che abbiamo fatto nello scorso video. Io stasera userò solo spicy crab dippate nel Ghost Squid da mesi ormai. Basta, ho portato solo queste, la sacca con le altre esche è tutta a casa. Queste e ovviamente per pasturarci sopra spicy crab da 15 mm. Quindi adesso preparo. E una chicca, ragazzi, che ho visto fare, ma l'avete visto anche voi sicuramente fare. Io stasera, visto che alle carpe piace il piccante, provo a... non lo metto tutto ovviamente perché non so neanche i quantitativi sinceramente, ma ho preso della salsa piccante e gliene butterò un po' dentro a dippare ancora di più e dare veramente un forte sapore di spezie piccante, perché sappiamo che le carpe amano questa, il piccante, quindi provo a fare questo esperimento, vediamo se funziona. Abbiamo trovato un altro alleato. C'è anche un rimasuglio di qualcos'altro, ma va bene. Una boilies gialla ho trovato. Ok. Allora, queste cose qua, ragazzi, si buttano sempre. Non è che perché una strisciettina allora va buttata per terra. Allora, è inverno, fa freddo, ma siamo a Bagagiolo. A Bagagiolo abbiamo visto che pasturando si prendeva. Quindi non esagero, non penso di finirlo assolutamente. Ma non voglio anche essere restio, quindi... penso che di 3 kg, 1,5 kg subito adesso lo butto dentro e lo vado a calare su due canne. La terza poi vediamo. Mamma, senti Cric che viene su, mamma mia, mamma. E poi, fermi tutti. Dove l'ho messo? Species Squid, eccolo qua. Questo qua è quello smoke da innesco proprio, ma sono convinto che faccia il suo. Mamma mia, cosa è venuto su. Lo so, Cri, lo so. Però. Ma voglio, però voglio pompare. Voglio pompare il tutto. Abbiamo solo stanotte. E quindi. Guarda che roba. Spettacolo. Una manciatina su una canna, un'altra sull'altra e anche sotto riva me la giocherò. Ok, andiamo a calare? Andiamo a calare, Cri. Sì. E ragazzi, pescando con le essenze di B farò un misto proprio di queste esche tra la misura del 20 e la misura del 15. Bello colorato. Sì, infatti. Ma vi spiego il perché. Allora, stiamo anche valutando una cosa. Max sta provando degli approcci un po' diversi rispetto al solito. Mieschi un po' più grossi. Io invece sto cercando di mantenere sempre la mia linea. Quindi
l'unica linea che finora ho sempre catturato a bagazzone. Quindi queste esche finora mi hanno sempre regalato pesce. Adesso queste, poi anche io andrò a mettere un go. Ciao il mio amatissimo pinacolo. So che molti dicono che in questo periodo non bisogna azzardare, però qui a Bagazzolo, ragazzi, le regole non sono le stesse, ve lo posso garantire. Wow, è appetitoso, mi è venuto a fare. Questo sai che d'inverno secondo me... L'altro juice orange? C'ha il suo perché. Allora, l'ho messa. Palline che escono. Che profumo. Queste andranno nello spot, quello che abbiamo trovato. Quello segreto. Esatto. Segreto, c'è la Starlight. Andiamo a calare. Ovviamente andando a calare col gommone istanti bisogna mettere la treccia in bobina. In descrizione vi mettiamo quelle che usiamo noi, comunque sono quelle di corda, quelle qua, e finora ci ha sempre dato molta soddisfazione. E i rig, eccole qui ragazzi, omino di neve e una boilers con un chicco di mais finto, il tutto con il combi rig. Max invece, ragazzi, un innesco singolo. E di qua invece, adesso vado a curiosare, anche di qui innesco singolo, eccola qua. Bene, tanto ragazzi, poi domani mattina vedrete il tutto, comunque vi faccio vedere come ci siamo organizzati. Quello è il nostro gommone, abbiamo ancorato due boe in maniera che stia appunto in questa posizione, perché è calata ancora l'acqua, è calata parecchio l'acqua qui. Infatti vedete, da una parte va bene perché riusciamo a salire nel gommone, diciamo molto più comodi, dall'altra vi faccio vedere un po' la situazione com'è. Qui c'è per un metro e mezzo circa, ci saranno 40 cm d'acqua, poi va giù direttamente. Bene, andiamo a calare le canne, ragazzi. Allora ragazzi, cosa abbiamo deciso di fare adesso? Considerando che è anche la nostra prima esperienza col gommone di notte da soli, abbiamo deciso di portare solamente una canna sulla riva opposta. E poi avremo altre tre canne più o meno in centro cava. Difatti adesso andremo a mettere due segnalini che ci daranno una linea, ok, di pastura, una linea dove calare. Ne metteremo uno più a destra, uno più a sinistra, e noi caleremo al centro in mezzo con le tre canne, in modo con le altre due canne pescheremo sul sottosponda, quindi le lanceremo direttamente da riva. Perché questa cosa? Perché vogliamo cercare di evitare di spostarci il meno possibile col gommone, ma più che altro, ragazzi, perché ripeto, essendo che sono le nostre prime esperienze con il gommone, non vogliamo esagerare. Quindi abbiamo solo una canna che teoricamente necessita di mettersi in moto con il gommone, perché è appunto dall'altra parte, mentre le altre, quello che vogliamo fare è recuperare la riva, quindi cercheremo di stare più o meno verso a metà cava, che sappiamo non c'è, diciamo, quel fasciame. A parte le alghe non c'è lo sporco di legna. Anzi, qui là che siamo anche arrivati, Max, adesso... Allora, io direi di mettere qua un segnalino e poi lo andremo a mettere in orizzontale, ovviamente, tutto a sinistra. Anzi, ti dirò di più, vediamo un po' dove siamo adesso esattamente e cosa abbiamo sotto, perché sai. Allora, ragazzi, vado a immergere la videocamera, vediamo un po' cosa c'è sotto.
Bene, allora, come vedete ci sono delle, come vedevamo prima, delle piante, però non sono diciamo piante che rompono le scatole, si può tranquillamente calare. Sì, direi che possiamo calare tranquillamente qui, Max, non vedo grosse difficoltà. Ok, allora io direi che possiamo buttare a destra un segnalino, un po' più a destra, e la canna poi la caliamo su questo raggio, che dici? Perfetto. Ok. Allora, segnalino, ragazzi. Fallo vedere, Cri, perché... Normalissimo segnalino. Ok, perfetto. Adesso lo butto in acqua, lui va giù, il peso... Per chi di voi non lo conoscesse, non sapesse cosa sono, sono semplicemente dei segnalini. Quindi questo poi starà a galla messo così e noi avremo il nostro spot, che servirebbero per lo spot, ma lo utilizzeremo per una linea di pastura. Faccio vedere come funziona. Aspetta, Cri. Vai. Vado. Vedete? Lui va giù fino a che arriva sul fondo. Sì, non dovrebbero essere chissà quanti metri, perché... Scusami, quella è un'alga che viene su, Cri, o... No. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati. Adesso noi faremo un'altra cosa. Noi andremo a mettere una starlight sopra, ragazzi, adesso, per vedere esattamente dove siamo. Okay. Allora, tieni, Cri. Sì. Qua ci sta prendendo benissimo, ottimo, e adesso andiamo a legare la starlight. Falla passare dal buchino, Cri, dovrebbe rimanere a galla. Cosa? La starlight, e poi fai il giro sul filo, tanto non ormai il filo è uscito. Non ci arriviamo. Non ci arriviamo, ok. No. Allora metti nei due fascette. Starlight messe, adesso recuperiamo un po' quella parte di filo, qualcosa di più. Bene, e questa è la nostra prima linea. Adesso non faremo altro che spostarci nella direzione opposta. Sì, fai il giro largo prima che prendiamo dentro il filo e andiamo dall'altra parte. Esatto, tanto noi abbiamo deciso che questo è il punto A a sinistra della nostra postazione. Esatto. Adesso andremo sul punto B, ragazzi, e caleremo l'altro, quindi in orizzontale, in perpendicolare, e questa è la nostra linea di pastura. Vedete? Eccola là la starlight. Ovviamente questa sera nella cava non c'è nessuno, ma noi, ragazzi, stiamo pescando davanti alla nostra postazione, non stiamo invadendo altre postazioni. Ok. Però perlomeno così abbiamo un riferimento. La vedete a sinistra, sopra il motore, la luce verde? E quella è la starlight. Adesso stiamo andando perfettamente orizzontali e superiamo la nostra posta e andiamo verso, diciamo, quella che è la mia, perché qua a Bagaggiolo sapete che si dividono in posta 5A, 5 sinistra, 5 destra. Quindi adesso siamo sulla mia posta e mettiamo l'altro segnalino, perché tanto due canne le terremo sotto riva, quindi saranno tre le canne in questo raggio d'azione e una invece fuori. Bene. Ok, Cri, procedi con l'altra starlight, l'altro segnalino, e poi dopo caliamo le canne. Allora, ragazzi, prima calata. Ok, ci sono, ho toccato il fondo. Provo un attimo a sentire se non sono incagliato, ma non mi pare. Quindi, come diceva Cri, queste alghe qua non sono un grosso problema, però sento che il piombo sprofonda, quindi accompagno dolcemente in modo da non sprofondare proprio col piombo, e adesso andiamo a pasturarci sopra. Scusate, ma devo illuminare. Ok, aspetta che mi giro. Sì. Ok. Basta, ragazzi,
adesso archetto aperto e torniamo indietro, arriva, e questa è la prima canna. Vediamo, okay. Bene. Ok ragazzi, stiamo tornando. La canna è stata calata. Adesso chiedo a Cri ovviamente di tenere una linea dritta, perché così almeno non faccio pance con la treccia. E lo spot penso che sia buono, ragazzi. Comunque il freddo, ragazzi, in gommone si sente. Sì. Si sente molto di più. Beh, come d'estate ci si abbronza in barca da fa schifo. Guardi, stiamo bene perché siamo vestiti. No, quindi... ma è la faccia, Cri, perché c'è vento col gommone. Infatti, ok, adesso piego, ragazzi, perché poi ci sono le altre canne. Sì. E siamo arrivati. Ci vediamo sullo spot, quello interessante, ragazzi. Adesso, ragazzi, passo la canna a Max. Eccola qua. Ok, ci sono la prima canna. Adesso stiamo calando la canna, quella, eccola lì, la Starlight, quella sulla sponda opposta. Okay. Dovrebbe essere tutto pulito, perché qui prima, fermati Cri, era tutto pulito. Eh sì, hai ragione, è pulito. Infatti viene su tranquillamente. Adesso ho preso un'alga, ho preso un ramo. Pesce ramo preso. Qualche ramoscello c'è ovviamente. Ci sei? Sì, vai. Bene. Pastura. Anzi, dai la canna a me e pastura a te che sei più vicino. Mamma che profumo. Lo so ragazzi che direte, è inverno, però come già detto, okay, in questa cava vi piacciono la pappa. E adesso ragazzi torniamo indietro. Ok. Si mangia e ovviamente la salsa speziata. Adesso noi mangiamo, poi finiremo di calare due canne e poi credo ci stia un tè. Eh sì. E poi ragazzi a nanna. E speriamo di essere disturbati ovviamente da una carpa. Speriamo. Scotta? No, picca. Ah, piccante, bene. Ho messo quattro goccine, devastante. Ragazzi, a tra poco. Andiamo a calare la canna, quella da riva. Abbiamo detto che le metteremo marginali. Allora, come vedete ragazzi, si vede niente. Ancora più difficile. Si è alzata la nebbia. Ma tanto non devo tirarla molto distante alla fine, perché appunto essendo marginale la tiro qui a 4 metri, non di più. Allora, faccio anche proprio il lancio. Allora, come le carpe passano sotto riva di là, passano anche sotto riva di là. Faccio una linea per poi pasturare, dove non si vede veramente niente. Faccio questa linea così. Non si vede niente, Cri. No, era un pelo. Stavo cadendo. Grosso modo sono lì. Mamma che bello. Andiamo. Non si vede niente. Tanta nebbia.
E qua bisogna stare attenti in gommone se dovesse partire. Ecco, in gommone abbiamo la fortuna che abbiamo scelto di portare solo una canna fuori, proprio per questi motivi, ragazzi, perché è la prima volta e quindi questo lo tengo, probabilmente se dovesse essere che parte qualcosa manco un po'. È l'ora del tè, ragazzi. Allora, intanto vi facciamo vedere come ci siamo organizzati. Abbiamo una torcia messa qui, quella che ovviamente non è accesa per le zanzare, ma c'era una luce di cortesia. Questa è la branda di Max e questa è la branda mia. Come vedete, ragazzi, non abbiamo i sacchi a pelo, ma domani mattina con calma vi spiegheremo un po' i motivi. È la prima volta e non sappiamo cosa, come può andare, se ci piace, perché d'estate è un conto, d'inverno abbiamo 40 anni quasi e c'è gente molto più anziana di noi che fa ste robe, però magari è molto attrezzata, è da anni che lo fa, è la prima volta, ragazzi, quindi vediamo come va, se la cosa ci piace, ma sicuramente, perché è sempre pesca, quindi ci attrezzeremo a dovere. Io spero che domani mattina questo lettino non mi dia problemi alle ossa, perché purtroppo è vecchio, l'avevo comprato usato, perché all'inizio, come sapete, noi compriamo roba a pochi soldi per testarla, dopodiché ci ingrandiamo, quindi sicuramente un prossimo passo per me sarà il lettino, perché questo qua so già che domani non mi alzo, e poi valuteremo sacchi a pelo, quindi con calma anche noi, probabilmente magari ci prenderemo anche una cella interna qua, perché l'umidità si fa sentire, purtroppo è un gazebo estivo questo, quindi... Però ragazzi, la chicca è questa. Questa, ragazzi, fa un caldo assurdo. Eh sì, questa stufetta domani la vediamo bene insieme. Poi vado domani, comunque, ragazzi, abbiamo tenuto aperto lì e davanti poi lo apriremo ancora un po'. Sì, ma poi sotto non c'è il pavimento, quindi l'aria filtra. Sì, è importante. Ma facciamo questo discorso domani mattina, giusto per... È importante far filtrare l'aria sì, fresca. Perché brucia ossigeno, ovviamente, una stufetta così, quindi bisogna arieggiare. Adesso apriamo, come dice Cri, bene quella, dietro è aperto, sotto il pavimento non c'è, quindi passa aria e... Ragazzi, tanta roba, vi faccio un piccolo grandangolo, eccolo qui, così si vede meglio. Sì. Diciamo che siamo molto accessoriati rispetto a qualche anno fa, quindi qualche anno fa non potevamo farla una cosa così. No, infatti. Comunque, ragazzi, adesso è arrivato il momento del... Io ho scelto lampone. E adesso lo prendo anch'io. Il tè caldo è sempre... Eh sì, e poi a nanna, perché io sono cotto, ho lavorato fino alle 5 e mezza, quindi sono distrutto. Oh, Dio. Sono appena grattato qua, non è droga. Bene, Cri, ci beviamo il tè? Dai. A parte che non ci vedo più perché ho tre luci addosso. Ragazzi, speriamo bene, dai. Buona notte. Buonanotte. O buongiorno, se lo state guardando di mattina. O buon pomeriggio. Boh. Per noi, buonanotte. Per noi, buonanotte. Andiamo? Dai, bene, pensavo peggio invece. No, devo dire che
Si sta bene con questa amichetta qua. Adesso l'andiamo a vedere bene. Beh, dai, dormito bene e purtroppo non abbiamo sentito suonare gli avvisatori, ma... A te è suonando la canna, però. Sì, è vero. Vabbè. Comunque, dai, alla fine non abbiamo patito il freddo. No, beh, guarda, sono proprio contento perché... Cioè, ragazzi, la paura era quella di non superare la notte e dover andare via a casa, perché non l'abbiamo mai fatto, quindi... E dipendeva tutto dalla stufetta, se riusciva a scaldare un ambiente come un gazebo, perché non è la solita tendina, quindi era quella la nostra paura, vero Cri? Sì. Ma che copertina c'ha, mio socio? E senza sacco a pelo, ma con la copertina, che a un certo punto aveva anche caldino vicino alla stufetta, quindi l'ho fatta un po' su perché mi bastava così. Vabbè che ho dormito con questa. Dai, vengo su. Basta. Comunque ragazzi, la stufetta qua ci ha salvato stanotte. Ovvio. Beh, forse salvato, non saremmo venuti senza qui. No, per quello no, cioè, era studiata la cosa. Però dai. Bene ragazzi, facciamo colazione? Adesso facciamo un po' di colazione, poi andiamo fuori, faccio vedere il paesaggio da fuori. Mamma, guardate. C'è ancora un po' di nebbiolina. Vabbè. Allora ragazzi, stiamo andando a recuperare le canne, che adesso cominciamo a smontare ovviamente. Quindi smontiamo tutto e cominciamo a andare a recuperare il tutto. Stamattina fa freschino, sono sincero, fa parecchio freddo. Ok ragazzi, rig recuperato, adesso andiamo a togliere la Starlight. Vedete, quella è la Starlight che abbiamo messo e adesso ovviamente andiamo a recuperarla. Eccola ragazzi, Starlight. Adesso la recuperiamo, eccola qui. Ok, ok, perfetto, prese ragazzi, non lasciamo mai niente in giro. Eccolo ragazzi, siamo quasi arrivati al primo segnalino. Però che paesaggio ragazzi. Eccolo qua. E quello è il secondo segnalino. E dopodiché abbiamo preso tutto ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi sempre di portare via tutto. Eccolo qua. Allora ragazzi, intanto è stata una bellissima esperienza, perché veramente pescare con il gommone è qualcosa di bello, di particolare veramente, che va un po' fuori dalla pesca diciamo tradizionale, anche perché vi godete certi paesaggi ragazzi che sono stupendi. Adesso andrò a riva e
poi cominceremo pian piano a mettere via tutto, che purtroppo dobbiamo andare via, però intanto siamo riusciti a fare la nostra prima notte d'inverno, che non è andata assolutamente male. Bene, adesso arriviamo a Max. Lì c'è qualcuno che mi aspetta. Buongiorno Max. Buongiorno. Venghi, venghi. Ho attraccato, ragazzi. Uno. E due. Bene. Green. Pronto il caffè? Muoviti! Come al solito, ragazzi, ve lo ricordiamo una volta solo nel video. Questi sempre. Bravo. Caffettino pronto. E anche briochina a marcia. Che poi questi sono comodi, perché guarda. Da così arrivo. Doppio clic. Da così si sgancia. E si voilà. Wow, veloce. E non l'abbiamo neanche pagati tanto. No. Va bene, facciamo colazione, dai. Allora ragazzi, piccolo momento dedicato alla stufetta. Non tanto perché devo vendervela, ma solamente perché vi riportiamo la nostra esperienza. E prima avevamo una stufettina di quelle classiche con le bombolette che si usano per scaldare una piccola tendina. Avendo un gazebo, appunto, dovevamo scaldare molti più metri quadri che una semplice tendina, brolli. Quindi abbiamo visto questa, che è molto più potente rispetto alla classica stufetta che troviamo magari nei negozi di pesca, ed è semplicissima da usare. Serve ovviamente una bombola, questa è da 5 kg se non mi sbaglio, e ho fatto fare una piccola modifica sul cavo che adesso poi andiamo a vedere, però con questa abbiamo passato una notte veramente serena, perché nel gazebo c'era caldo, i giubbotti ovviamente li levavamo perché poi se no non c'era quello sbalzo giusto quando uscivamo, eventualmente se doveva partire un pesce, e quindi è un buon prodotto, assolutamente. Se volete che ve lo consiglio, ve lo consiglio. Poi è anche vero che stanotte non è andato sotto zero, quindi la dobbiamo testare anche questa, ma dal tipo di calore che c'era dentro e non era neanche al massimo, secondo me può andar bene anche per le notti più rigide. E allora vi faccio vedere un attimo il funzionamento, sarò velocissimo. Ho fatto montare uno sgancio rapido in modo che questa posso scollegarla tranquillamente quando torno a casa. Lo sgancio rapido non è nient'altro quello che troviamo nei compressori quando dobbiamo attaccare la pistola, quindi vado a inserirlo e il gioco è fatto. Come funziona? Do gas, quindi apro il gas della bombola. Ovviamente fare queste cose sempre in sicurezza, parlo con i meno esperti, gli esperti già lo sanno. E mi raccomando, tenere sempre areggiato l'ambiente, che sia una tendina, che sia un gazebo, bisogna che circoli ossigeno, perché queste stufette bruciano ossigeno. Quindi davanti la porticina un po' aperta, se non avete il pavimento comunque filtra aria da sotto, ma noi abbiamo aperto anche la porticina dietro in modo che ci fosse proprio la circolazione totale dell'aria, e non abbiamo avuto problemi di gola secca o giramenti di testa. Quindi deve essere areggiato l'ambiente. Intanto il gas sta arrivando alla stufetta. Ora vi faccio vedere come si accende. Allora, per accenderla, ragazzi, è molto semplice. Faccio pressione e vado ad accendere tramite il piezo.
finché non vedo la fiamma. Eccola là, la fiamma si può notare. Intanto tengo premuto il tasto nero per qualche secondo, la fiamma come vedete è accesa. Adesso non faccio altro che ruotare leggermente per dare gas e lui dovrebbe accendersi. Ecco qua, è partita. Adesso bisogna aspettare che le resistenze si scaldino, ma lui è già partito. Ovviamente adesso non si vede finché non diventerà arancione incandescente, perché siamo all'aperto, ma il calore si sta già radiando. Se dovesse esserci una folata di vento che va a spegnere la fiamma, la stufetta è stata studiata in modo da non continuare a far uscire gas, quindi si spegne definitivamente e non abbiamo problemi con la fuoriuscita di gas. Basta, adesso la vado a spegnere. Era solamente per portarvi la nostra esperienza, quindi questa stufetta è molto comoda, soprattutto facendo montare lo sgancio rapido, perché così a casa posso riporre la bombola da una parte e la stufetta dall'altra, se no dovrei tenerla sempre attaccato al tutto, quindi è scomoda magari a volte anche per il trasporto. È stata una bella nottata, sono contento di aver fatto questo acquisto con Cree, perché avevamo proprio la paura di dover abbandonare la sessione durante la notte per il freddo, e invece Cree lo può confermare, siamo stati belli a caldo. Adesso vado a spegnere la stufetta, ragazzi, non faccio altro che girare la solita valvolina nera qua, si sta spegnendo, rimane però accesa la fiamma. Ora cosa faccio? Vado a chiudere il gas, bene, dopodiché noterò che la fiamma è ancora accesa finché non finisce il gas. Io riapro un attimo questa, do forte gas e la fiamma si è spenta perché ha finito tutto. Rigiro e il gioco è fatto, ragazzi. Quindi con 80 euro arrivati a 90 con il tubo e lo sgancio rapido e tutto, ne valsa la pena, perché con una stufetta così ti copri da inizio novembre fino a marzo-aprile, dipende quanto fa freddo. Quindi sono soldi ben investiti, perché ragazzi col freddo non si scherza e si può anche veramente finire in ospedale, perché il freddo quando ghiaccia forte non dà scampo. Quindi mi raccomando, non è per far paura a nessuno, ma per sensibilizzarvi, tutto qua. Bene, continuiamo a smontare. Ok, vi facciamo vedere l'ultima cosa, per chi appunto stava pensando di comprarseli e era dubbioso roba, gli sganci rapidi per l'attraccamento gommone, ok? Sono della Raptor, li ho presi direttamente sul sito loro, con una spesa irrisoria li porti a casa, però ragazzi, un'ottima fattura. Qua c'è lo sgancio rapido, vi faccio vedere come funziona. Andiamo a mettere quella che sarà la corda che abbiamo, che troviamo sul gommone, vado a inserirlo, quando dobbiamo partire pronti via lui si stacca. Come avete visto nei video precedenti che eravamo sul gommone, è tutta un'altra storia con questi qua, senza dover tirare corde, cinghie. Quindi anche questo, ragazzi, dal nostro piccolo punto di vista è un ottimo acquisto, ve lo possiamo consigliare. Ripeto, sono della Raptor, con una cinquantina di euro li portate a casa con le spedizioni, arrivano dall'Olanda, quindi ottimo investimento. Ottimo, però il investimento. Fatto di averne avuti due, allora perché ne ho presi due, ragazzi? Perché l'idea era quella proprio di attraccare il gommone in verticale, non orizzontale come abbiamo fatto l'anno scorso, e che stesse fermo lì. Doveva stare fermo, parcheggiato lì, in modo che quando noi arrivavamo entravamo nel gommone ma lui era fermo, non che continuava a girare della notte, che non sapevamo da che parte prenderlo. Quindi averne due lo tirano sia a destra che a sinistra e lui sta fermo. Avevamo anche la terza davanti, ma era più per tirarci su, per stare tranquilli in fase di salire la gradinata, che non c'è ovviamente, che qua è tutto ripido. E basta, quindi volevamo farvi vedere anche questi, in modo che chi sta valutando qualcosa, ce ne sono di vari tipi, io questi secondo me però hanno una marcia in più. Ragazzi, bene ragazzi, sessione finita, siamo vivi siamo riusciti a fare il video di chiusura, quindi vuol dire che abbiamo passato una notte tranquilla. Esatto, il video verrà caricato, a meno che non cadiamo in acqua adesso, ma
come avrete visto, non abbiamo preso nulla. Beh, ma lo sapevamo, Cri. Ma lo scopo di questa sessione era sopravvivenza per noi. No, sapete che noi mettiamo sempre a video tutto, ragazzi, le nostre esperienze, quello che facciamo. Quindi avevamo piacere, sì, appunto, sì, come primissima esperienza d'inverno col gommone da soli e tutto, metterla a video. Vi abbiamo fatto vedere come ci siamo attrezzati, come ci siamo organizzati. Avete visto che ancora ci manca della roba, quindi dei sacchi a pelo. Commenti, ragazzi, dove abbiamo sbagliato? Cosa ci manca secondo voi? Cose da prendere per essere ancora più tranquilli? Ecco, non diteci magari due tende diverse, beh ragazzi, due tende singole non le prendiamo. Gazebo è quello. A meno che stiamo pensando dei brolli veloci, ma per sessioni di poche ore, ma per la da notte... Da abbinare comunque alla tenda, ma sì, stavamo valutando di prendere la cellula, quella interna. Esatto, esatto. Quindi vediamo. Perché il gazebo è comodo in altezza, ragazzi, cioè solo la mattina stiracchiarsi così è un'altra roba che essere tutto accucciati tutto il giorno. Quindi sì. No, io sono stracontento, Cri, ma anch'io. A loro forse non lo possono sapere loro. E perché abbiamo deciso di provare a fare una notturna d'inverno notte secca? Perché tanti di voi ci chiedono consigli. Ora, prima di rispondere e dire cavolate, dovevamo provare con mano la situazione. Più che altro qualcuno ci aveva anche scritto: perché non fate qualche notte secca? Eccola. Esatto, ma a parte quello, ci chiedete che stufetta mi consigli? Parabola, stufetta normale, forno a legna, cioè. Prima di rispondere correttamente, noi ci teniamo sempre con le mani un po' in avanti. Guarda, non lo so, prova a sentire il negoziante di fiducia, vi rispondiamo. Ora, stiamo testando il campo per capire che cosa serve veramente. Io sono sincero, a me il sacco a pelo stasera non sarebbe servito. È vero che non siamo andati sotto zero, ma con quella stufetta, Cri, si stava bene. Faceva caldo, ragazzi. Si stava bene, quindi... Faceva veramente caldo. Non vuol dire che se non vai sotto zero, fuori non ci sia un grado, zero gradi, Perché fuori faceva freddo. Avete visto? C'era nebbia, cioè... Fuori faceva ci freddo. Ci siamo accorti a un certo punto che in piena notte ci siamo svegliati perché c'è stato un... Una specie di partenza, no? Ah, scusa, la canna. No, pensavo quando mi dite che avevi freddo, ma lì eri una specie di partenza e lì si percepiva che la temperatura era calata notevolmente. Sì, sì. Però noi dentro stavamo comunque benissimo, tanto che io mi sono coperto praticamente le ultime 2-3 ore di sonno. No, è vero, è vero. Quindi stasera non ci sarebbe servito, siamo sinceri. Si può affrontarla anche con un bel trappuntino, con la stufa ovviamente, perché senza, a meno che qualcuno dica no, io senza stufetta vado solo di sacco a pelo, lì è un'altra roba, non lo proveremo perché io la stufetta è la voglio comunque. Sì, quindi stanotte c'era sicuramente perché un grado, zero gradi. La stufetta va tenuta accesa, se noi spegniamo la stufetta è tempo di 5 minuti fa freddo, 5 minuti infatti l'avevamo accesa, l'avevamo spenta un attimo perché faceva troppo caldo, nel giro di 5-10 minuti al massimo, piuttosto più bassa, ma continua. E ragazzi, mi raccomando, sapete che noi ci teniamo molto a trasmettervi anche sicurezza. Se avete la tenda e fate una notte d'inverno con la stufetta, mi raccomando, fate circolare l'aria. Arieggiate. Mi raccomando, molto importante, fate scorrere l'aria. Brucia dentro l'ossigeno. Altrimenti, ragazzi, ho appannato la videocamera? No, no. Sarà un sonno lungo e profondo, quindi esatto, mi raccomando, esatto, cercate sempre di far arieggiare. Esatto, no, io sono veramente contento, Cri, perché mi sono svegliato bene. Questo è l'inizio, cioè, forse di una serie di notti che vorremmo fare. Ah, la guffata, niente. Vorremmo. Saltate tutte, vorremmo. Questa è stata la prima, non sappiamo se ci sarà una seconda. E ci proveremo, ragazzi, ci proveremo. Infatti ho detto che è la prima di una che vorremmo affrontare. Sì. Però questa è stata la prima tosta. Gommone, nebbia, tenda, stufetta. Cioè, proprio battesimo del fuoco. E adesso ovviamente, ragazzi, dobbiamo smammare perché dobbiamo ragazzi, noi vi salutiamo. E il video non è stato pieno di catture perché non abbiamo preso neanche una. Il freddo però non l'abbiamo preso. Il cappotto l'abbiamo lasciato attaccato al gazebo. Però abbiamo visto cose nuove, abbiamo visto le piantine di bagagliolo in acqua, abbiamo visto un po' di cose. Quindi dai, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. Esatto. Come al solito, sotto in descrizione trovate tutta commenti, la nostra attrezzatura. I commenti, mi raccomando, iscriveteci, aiutateci a capire cosa possiamo migliorare, cosa possiamo prendere e fare. Vi diamo appuntamento al prossimo video, ragazzi. Restate sintonizzati su Clips. Shoo! Andiamo!